Marco Consalvo, direttore della società di gestione di Capodichino, a lei la risposta: cosa è dovuto il successo di questi passeggeri su Capodichino? Beh, noi abbiamo oggi dei riscontri, da diversi anni dei riscontri molto importanti sul traffico dei passeggeri. Abbiamo una crescita media negli ultimi 10 anni di circa il 4-5%. A cosa è dovuto? Da una serie di motivi, da una serie di fattori. Sicuramente una competenza specifica, devo dire, noi è stato il primo aeroporto privatizzato in Italia nel 1997, è stata acquisita dalla BAE e per noi questo è stato in termini di know-how, di conoscenza aeronautica determinante. Quindi i 12 anni, i 14 anni di BAE per noi sono stati fondamentali. È chiaro che dopo la BAE uscita per varie situazioni, per scenari di mercato, è stata acquisita da Ferrovial e adesso siamo stati acquisiti da un fondo infrastrutturale F2I e questo è un progetto veramente molto interessante dove sono le maggiori banche italiane. Il successo quindi io rispondo è aver avuto un azionista con le idee chiare e poter continuare con un altrettanto azionista con F2I con assolutamente delle idee chiare che vuole fare network in tutta Italia. Questo per noi ha dato la possibilità a tutti, ai manager dell'azienda di lavorare con assoluta tranquillità affrontando il mercato in termini di competitività, in termini di efficientamento. Credo che a Napoli oggi questo si possa dire un obiettivo raggiunto, anche se sappiamo che le sfide sono fondamentali per il futuro e quindi abbiamo una determinazione, una voglia di fare ancora meglio per il prossimo futuro. Ecco, parliamo anche di infrastrutture, quali sono le novità nei prossimi, diciamo, mesi o anni? Sì, allora, l'infrastruttura è stato al centro della nostra strategia. Noi abbiamo realizzato 240 milioni di euro in opere negli ultimi 12 anni. È chiaro che per le nostre dimensioni sono numeri molto significativi. Abbiamo sostanzialmente realizzato due step. Il primo, abbiamo fatto grossi investimenti sulla parte aeronautica, quindi tutta la parte airside, dalla pista di volo ai raccordi, a tutto ciò che permetteva un'accoglienza degli aeromobili in sicurezza, offrendo dei servizi il migliori possibili. Il secondo step è quello del terminal. Noi abbiamo fatto un investimento significativo. Il terminal nel 1998 era 14.000 metri quadri, oggi sono più di 30.000, con una logica dei flussi operativi integrati con i servizi commerciali e con le esigenze soprattutto dei nostri partner, che sono soprattutto le compagnie aeree. Quindi gli investimenti sono stati oggi focalizzati sul terminal, abbiamo un terminal che si presenta in maniera completamente differente rispetto al passato. Terzo step, sarà, e già ci stiamo lavorando, tutte le vie di comunicazione all'aeroporto. Vogliamo far diventare l'aeroporto al centro di un progetto di intermodalità con la metropolitana, con i collegamenti stradali, con l'autostrada e la tangenziale. Quindi il valore aggiunto di un aeroporto cittadino si deve cogliere al massimo. Questo terzo step sarà per noi determinante. Ecco, sulla questione del network, quali saranno i cambiamenti e i risultati già ad oggi sui collegamenti? Beh, noi sui collegamenti anche qui abbiamo una strategia già da diverso tempo molto precisa. Noi vogliamo lavorare con le compagnie tradizionali sugli hub, quindi abbiamo un programma di crescita con Lufthansa su Monaco e Francoforte che in questi anni ci sta dando ottimi risultati. Proprio ad aprile del 2012 avremo una seconda frequenza giornaliera su Francoforte, ne abbiamo già tre giornaliere su Monaco. Abbiamo poi il Parigi con l'Air France e quindi col gruppo SkyTeam, quindi l'Alitalia. Quindi noi stiamo lavorando per far crescere il network con le compagnie tradizionali sugli hub e invece il low cost, puntando su un low cost di qualità, mi riferisco soprattutto a EasyJet, per il point to point. Collegamenti network internazionali, sostanzialmente siamo in tutte le maggiori città europee e quindi continueremo in questo progetto. Abbiamo anche il volo intercontinentale con New York, che lo operiamo con Eurofly. Sicuramente Eurofly oggi
e nel prossimo futuro potrà rappresentare col progetto di fusione tra Eritel e Meridiana un ulteriore elemento di crescita su questo network. Quindi questa è la nostra strategia. I numeri che vogliamo sviluppare nei prossimi anni sono numeri importanti. Abbiamo realizzato un restyling e uno sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale enorme e quindi negli anni precedenti non potevamo spingere eccessivamente, perché fare i lavori nel frattempo, gestire i flussi operativi era abbastanza complicato. Oggi invece vogliamo proprio un po' spingere sull'acceleratore anche sui numeri del traffico. Grazie. Grazie a lei.